Buonasera a tutti, eccoci di nuovo qui. Partiamo con una nuova puntata di Atleticat, Nati per correre. Allora, io vi presento subito gli ospiti della serata. Allora, Tommaso Colapietro, buonasera, buonasera Tommaso, benvenuto. Buonasera. Antonio Di Marco, sport coach, buonasera, buonasera Antonio. Buonasera. Poi, Paolo Marino, Randei, buonasera Paolo, bentornato tra buonasera. Noi. Poi bentornato a Vincenzo Francavilla, fresco di una gara della mezza maratona dei Castelli Romani, però questa sera viene qui in veste di presidente degli amici del Parco dei Castelli Romani. Sì, che amico, è appunto, amico dei miei amici. Amico dei miei amici, che appunto è la squadra che abbiamo qui ospite questa sera, con loro parleremo appunto dei Castelli Romani e soprattutto di questa bellissima gara che c'è stata domenica scorsa. Allora, Io intanto faccio un saluto al mio amico Paolo Marino, bentornato Paolo. Noi ci siamo avventurati nell'organizzazione di una gara particolare, un pochino particolare per noi. Noi abbiamo le nostre gare, noi la prendiamo a Tiburtino, Paolo ha la sua mezza maratona di Fiumicino, però nel rilassarci tra una gara e l'altra ci siamo impegnati con Decathlon appunto per questa gara che occasionalmente va di scena da sola e non insieme alle altre. Intanto Paolo, dici un pochino perché ecco, questa gara non è andata insieme alle altre, ma sappiamo che un motivo è molto valido e soprattutto un motivo di correttezza da parte nostra nei confronti di un altro organizzatore. Assolutamente sì. La concomitanza con una gara istituzionale sul territorio di Fiumicino ha fatto sì che il Comune non desse i permessi per un'altra gara per la stessa disciplina, l'atletica leggera, quindi il 1° di ottobre, che è stato il Decathlon Day su Roma e a livello nazionale, quindi non si è potuta fare. A questo punto la direzione di Decathlon, non so chi, nella persona di quale Decathlon nazionale, ha deciso di spostarla 2 settimane dopo, al 15 di ottobre, pur andando a ricadere con un'altra manifestazione importante su Roma, perciò, però questo non dipende da noi, noi siamo... Io e Samuele con Cat Sport siamo diciamo gli assistenti organizzativi, ma in effetti la gara è una gara Decathlon. Noi siamo a supporto di tutte quelle cose organizzative che Decathlon sarebbe diciamo poco propensa a fare e in certe condizioni non ha le attrezzature, gli uomini e le qualità per poter essere organizzativamente qualitativa la gara. È una gara di 10 km, misurata perfettamente su quello che ci ho pensato io e mi piace essere preciso sui chilometraggi perché poi gli atleti, Samuele li conosce bene, no? Vanno cercando i 20 metri, i 30 metri con questi satellitari. Io sono ancora all'antica, vado col cronometro che azzera, parte, arriva. Il chilometraggio lo sento poi sulle gambe. Quindi 10 precisa e c'è la possibilità di fare due scelte, fare i 10 competitivi oppure i 10 o i 5 non competitivi, quindi ognuno si può misurare in questa manifestazione. Rispetto al Run Days di marzo, perché adesso Decathlon ne vuole fare uno a primavera e un altro lo vuole fare in autunno, visto la buona riuscita di marzo abbiamo pensato insieme con gli amici di Cat Sport di dare un'innovazione, cioè di non andare in autoclassifica come abbiamo fatto a marzo, dove ognuno poi dava il suo tempo, in qualche maniera poi l'indomani si è riuscito a stilare più o meno una classifica veritiera, abbiamo pensato di introdurre i chip che saranno usa e getta, quindi saranno monouso, quindi ci sarà il problema della restituzione. Il costo delle iscrizioni sono solo 2 euro, di cui 1 euro andrà devoluto alla Croce Rossa sul posto, sezione di Fiumicino che è lì presente alla manifestazione, quindi il bussolotto verrà consegnato la mattina stesso, e 1 euro a concorso spese delle iscrizioni, cippaggio, cronometraggio e quant'altro. Quindi con 2 euro si parte, a tutti verrà data una maglietta tecnica che è quella che stasera indosso, che è il Run Days Decathlon. Ci sarà l'accoglienza, ci sarà anche a marzo, con pizze, crostate e quant'altro al ristoro, una festa davanti al capannone di Decathlon. E speriamo che la giornata ci aiuti con il meteo e che ci faccia passare una buona giornata di sport. Bene, poi ci torneremo sopra, vedremo anche, abbiamo realizzato un piccolo filmato della scorsa edizione, quindi vedremo poi il filmato. Allora, io andrei invece a capire, Antonio Di Marco, noi qui siamo abituati a ospitare allenatori, istruttori e quant'altro, questa sera... Invece abbiamo una veste nuova, almeno per quanto concerne ciò che dice la presentazione. Allora,
Dici un po', intanto parlaci di questo tuo appellativo e poi cerchiamo di capire che cosa fai, che cosa fate. Bene, intanto lo sport coach o lo sport coaching, cos'è e come funziona, chi lo pratica? In realtà è un professionista, lo sport coach è un professionista che esiste già da diverso tempo, solamente che negli ultimi periodi sta facendo sempre più presa sugli esseri umani, a prescindere, in prevalenza poi sugli atleti, perché molto spesso si parla di coaching performante e quindi su atleti che hanno necessità di fare delle performance chiaramente le migliori possibili. Il passaggio qual è? Che la confusione che nasce tra il coaching e l'allenatore stesso o attraverso altri passaggi che solitamente vengono menzionati nella confusione tra i psicologi o i psicoterapeuti. Ecco, la differenza è fondamentale perché mentre tutti i professionisti, dai psicologi ai psicoterapeuti e quant'altro, che si occupano delle patologie o del deficit di un singolo essere o dell'atleta, il coaching invece che cosa fa? Si occupa esclusivamente delle potenzialità già innate nell'essere umano o nel nostro caso specifico dell'atleta. Quindi ogni essere umano ha un potenziale che non riesce a sviluppare appieno. Quindi lo sport coach è proprio questo, un professionista che prende un atleta o una persona normalissima attraverso tutto un sistema che poi magari proveremo a evidenziare. Assolutamente sì. Più avanti, riesce a identificare quelle potenzialità e da quelle ci lavora per fargliele performare ed ottenere dei risultati fino ad oggi incredibili. Beh, certo, quindi possiamo dire che c'è qualche atleta che ha delle grosse potenzialità atletiche, però non riesce a metterle in pratica. A fuoco. Quindi non riesce a svilupparle. Questa figura ci aiuta a questa cosa. Ne parleremo poi meglio. Certo. Io intanto vado a complimentarmi con Vincenzo Francavilla per questa bellissima riuscita. Beh, diciamo come diceva prima Paolo, una bellissima giornata. E quindi adesso possiamo dire che i risultati sono stati ottimi, però sentiamolo da Vincenzo. Allora, com'è andata, Vincenzo, questa... Sì, più che ottimi. Più che ottimi. Devo andare un po' oltre quello che dici tu. No, io sono insieme alla squadra nostra, ai nostri collaboratori, noi siamo il gruppo sportivo Amici del Parco dei Castelli Romani e ci caratterizziamo perché abbiamo delle funzioni diverse, però siamo amici, ci sfottiamo anche. Loro corrono più veloci di me, qualche volta che corro io mi aspetta qualcuno, però insomma no, noi siamo molto contenti di come è andata la cosa. Siamo contenti perché tutto ha funzionato a meraviglia, dai partecipanti sino al, diciamo, sino alla rotellina più piccola dell'ingranaggio, perché Paolo mi può insegnare che una cosa funziona se tutto funziona in armonia. Perché se c'è una minima cosa che non funziona, siamo nei guai. E tutti guardano quello, no, che non è andato. Poi noi siamo abituati che si fanno tante cose belle, basta una cosa, una piccola cosa che va male e poi tutti si focalizzano su quella cosa. Quindi siamo impegnati a essere perfetti. Io sono un teorico che spiego, teorico insomma per modo di dire, spiego sempre a qualche nostro dirigente dell'associazione che è inutile perseguire la perfezione, perché non esiste, perché senza l'imperfezione la perfezione non potrebbe esistere. Comunque noi siamo molto contenti di come è andata, tutto ha funzionato in modo molto, molto positivo. Ovviamente io sono particolarmente amareggiato perché siamo stati costretti ad usare un sotterfugio per evitare che ricadesse sulle nostre spalle un onere finanziario che noi non potevamo permetterci. E allora abbiamo dovuto escogitare, che non era proprio la mezza maratona dei Castelli Romani, che fra l'altro ci è stato chiesto da tanti che hanno partecipato, ma perché non è mezza maratona? E noi abbiamo spiegato, senza polemizzare, perché il nostro stile, come ho detto anche l'altra volta, non è quello di prendere di mira qualcuno, però la situazione di fatto è che molti presidenti si trovano ad escogitare questi sotterfugi perché non ci sono le risorse. Se uno vuole tenere bassi il costo dell'iscrizione, non ci sono le risorse per poter far fronte alle diverse esigenze. Quindi
Io colgo l'occasione qui di questa serata per fare un invito alla FIDAL, non so se qualcuno ci ascolta, forse sì, forse no. E alla FIDAL vorrei dire, io ho già avuto un incontro con il presidente regionale, vorrei dire che non bisogna costringere nessuno ad usare dei sotterfugi e che è arrivato il momento di mettere in chiaro tutte le cose che riguardano le manifestazioni sportive, podistiche nel Lazio, e ce ne sono tante, perché bisogna cercare di avere un'omogeneità di comportamenti, perché pure Paolo è stato costretto a escogitare qualche cosa, insomma, ha parlato da Treccani, quindi è andato a fare una ricerca anche linguistica. Però io credo che sia giunto il momento che la FIDAL, insieme ai presidenti dei gruppi sportivi, si riunisca e mette in chiaro. Ci sono tante cose da chiarire. Per esempio il tetto delle quote di iscrizione, il regolamento, perché qui nel Lazio, ma non soltanto nel Lazio, ognuno fa come gli pare, e questo non mi pare giusto. E io colgo ancora l'occasione, perché vorrei, anticipavo prima a Paolo, fare una riunione, un incontro con i presidenti e con un membro della FIDAL per discutere queste cose, ma senza litigare, perché noi presidenti e organizzatori siamo per promuovere lo sport, il podismo in questo caso. La FIDAL, credo, anche gli enti di promozione sportiva la stessa cosa. Quindi occorre trovare un momento, si discute e si cerca di raggiungere un'omogeneità di comportamenti che non penalizzi nessuno, ma che garantisca la possibilità di fare delle cose che sono, diciamo così, di promozione dell'attività sportiva. Io dico sempre che il fatto che ogni anno qualsiasi atleta, qualsiasi podista, ogni anno è costretto a farsi una visita medica per l'attività agonistica, come è ben chiaro, come si sa, e questo che cosa significa? Significa che ogni anno c'è una persona che fa sport che si sottopone ad analisi scientifiche serie. Ma lo sapete che significa? Che si può evitare in questo modo che 5.000 euro che costano per il recupero di un infartato possano essere risparmiati, e questi sono soldi, diciamo così, che possono essere utilizzati dalla collettività. Quindi io non voglio parlare soltanto del fatto che siamo stati bravi, forse lo siamo stati, rispetto poi alla nostra mezza maratona, devo dire che noi abbiamo avuto delle persone che sono venute da fuori. Io ho detto: vedete che voi non potete venire da fuori perché la nostra è una manifestazione podistica regionale, ma che hanno detto: vabbè, noi veniamo stesso, che fai, ci cacci? Ma lo stesso significa gli Stati Uniti d'America, dalla Germania e così via. Ovviamente abbiamo detto che loro non, insomma, tenendo conto del regolamento FIDAL, che loro non, però c'era questa cosa. Se ci fate fare come si deve la mezza maratona dei Castelli Romani, noi non dobbiamo ricorrere a nessun sotterfugio, e possiamo fare una cosa che torna ad onore sia del podismo del Lazio sia della FIDAL medesima, perché io credo che la FIDAL debba guadagnarsi sul campo un rispetto dei gruppi sportivi e degli atleti. Perché per esempio c'è un fenomeno, mi permette ancora un minuto? Vai, tanto. C'è un fenomeno che sono aumentati i rancard. In ogni manifestazione, ma anche nella nostra, sono aumentati i rancard. Tant'è che il secondo gruppo sportivo che si è classificato sono questi dei rancard. E sono aumentati, quindi sono aumentati. Vabbè, ci sono anche quelli che corrono senza pettorale e così via. Ma questo che cosa significa? Questo significa aver trovato una strada, cioè la FIDAL, secondo la mia opinione, ha trovato una strada per delegittimare in un certo senso
i gruppi sportivi, le società sportive. E non mi pare che sia anche questa una cosa giusta. Io capisco che la Rancard vuole permettere a chi non ha desiderio di iscriversi in un gruppo sportivo, però questo non deve significare, diciamo così, una delegittimazione degli stessi gruppi sportivi. E ci sono anche altri fenomeni che io ho osservato, diciamo così, anche durante la nostra corsa, che però, insomma, tutte chiamano alla necessità di trovare un accordo, di trovare delle regole uguali e certe per tutte. Perché se non definiamo, noi faremo, sentendo Paolo, faremo 21 chilometri e 150 metri, e faremo un po' di più o un po' di meno. Noi questa volta abbiamo fatto 20 e 500 perché, come si sa, la nostra è una corsa molto, molto dura, sali scendi, insomma abbiamo preferito scendere questa strada. Però la gente ci chiede, facciamo la mezza maratona dei Castelli Romani. 19 anni noi abbiamo fatto questo, con successi, con problemi che ci sono sempre, però insomma... Io voglio ritornare a chiamare la nostra manifestazione Mezza Maratona dei Castelli Romani. Non possiamo, noi non possiamo affrontare però delle spese aggiuntive a quelle che già affrontiamo. Non vogliamo aumentare la quota per quanto riguarda chi corre, non la vogliamo assolutamente aumentare, vogliamo tenere, diciamo, tutto sotto in modo accettabile sia per chi corre che per gli organizzatori. Io credo che questo è un modo schietto, sincero di parlare, ma sto dicendo quello che l'esperienza diretta ci dice, l'esperienza diretta di chi sta sul campo, di chi da un anno all'altro si occupa di queste cose. Noi stiamo già pensando alla ventesima edizione, sarà bellissima, perché la diciannovesima è stata bella, la ventesima edizione sarà bellissima ed è la prima domenica di ottobre. Bene, allora intanto noi dobbiamo sicuramente improntare un confronto, ecco, diciamo questa sera Vincenzo ha fatto il suo sfogo giustamente dopo la gara, però dovremmo avere un contraddittorio, cioè, quindi sentire, anche perché io sono sicuro da parte mia che soprattutto diciamo, per quanto riguarda la FIDAL regionale, la nostra FIDAL regionale, con le persone che conosco molto bene, sono tutti pro atletica e pro società di atletica. Naturalmente è un progetto molto più ampio, è un progetto nazionale, quindi magari bisognerebbe andare a vedere poi a livello nazionale quali sono le regole. Giustamente poi diciamo che le regole bisogna rispettarle, come tu dicevi. Sicuramente dovremmo, ecco, cercare di incontrarci e di trovare un punto. Facciamo una bella puntata. Allora io direi, per sdrammatizzare un pochino la cosa, di vederci le immagini appunto di questa gara, cosiddetta mezza maratona. Cosiddetta. La regia. Thank you.
change, but you know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you doing? Remember, I'll be going to November. Eccoci, allora abbiamo visto queste bellissime immagini, tutte persone molto sorridente, abbastanza fresche, ma non è che avete spianato le salite? Io però chiederei a Tommaso e a Antonio qui, che hanno abbastanza freschi. Sono due dei partecipanti, no, a questa gara. Noi veramente, allora, questa sera siamo venuti per farci rimborsare la parcella del fisioterapista a Vincenzo. No, comunque, complimenti, perché passare attraverso quattro comuni, a me mi viene la pelle d'oca. Complimenti. È stata molto bella. Allora Vincenzo, adesso commentiamo le immagini, sì, prescindere dalle distanze, certo, dalla FIDAL, però ecco, però la gara è sempre molto bella, ormai è una classicissima, sì, sì. E parecchi aspettano appunto per vedere, per testare un pochino l'inizio di stagione dopo le vacanze estive, perché il primo vero impegno della stagione. Sì, sì, infatti molti la corrono in preparazione delle maratone che si svolgeranno in autunno, Firenze, non soltanto Firenze, Venezia, eccetera. E noi gli abbiamo dato questa impronta perché insomma ci piace essere nel gorgo, cioè ci piace essere in mezzo alle attività podistiche. Le immagini parlano da solo perché la partecipazione è molto qualificata. Beh, abbiamo visto soprattutto a livello, si nota molto che per quanto riguarda gli uomini tutti stranieri, invece le donne... Noi le donne italiane vogliamo tenerci. Abbiamo visto invece... Noi già abbiamo Tiziana. Chi c'è? Ah no, credevo ci fosse qualcuno in onda. È tutta, diciamo così, gente che fa... C'era Scardecchia, per esempio, c'era Valente, c'era un olimpionico che vive a Ostia, mi ha detto lui, che è di origine moldava. Insomma, sia gli italiani che gli stranieri erano abbastanza forti. Simucheca, lo posso dire perché mi ha detto lui, Simucheca mi ha detto tienimi il numero uno anche per la prossima edizione. Significa che è una cosa che è piaciuta. Ma è piaciuto che cosa? Non soltanto il gesto atletico, perché quello conta, insomma, ma il fatto che dice Tommaso che attraverso i quattro comuni, non quattro comuni così, sono comuni che hanno una storia, un paesaggio, e ti diverti a guardare. C'è un unico posto che non è bello, il cimitero di Albano, però quello nemmeno me ne siete accorti. E quindi, insomma, sono i posti proprio che sono belli. E anche qui noi facciamo la promozione anche del territorio. Per l'anno prossimo noi facciamo la mezza maratona dei Castelli Romani, così la vogliamo chiamare, non voglio correre, questa volta era maratonina già, noi vogliamo fare la mezza maratona dei Castelli Romani. E vi devo dire una cosa, noi cerchiamo di contenere la partecipazione. Sembra strano, perché diciamo, vabbè, gli organizzatori vorrebbero sempre 10.000, 15.000, 6.000, insomma. Noi la vogliamo contenere proprio per queste ragioni, perché attraversare quattro comuni, attraversare l'Appia, non è una cosa di poco conto. Insomma, è una cosa molto, molto impegnativa. Noi litighiamo quasi sempre con i vigili, perché insomma quelli lavorano, però alla fine ci diamo la mano e diciamo che siamo tutto a posto, tutto perfetto. Quindi, poi c'era tanta gente, veramente c'era tantissima gente. Questo è il corso di Albano. Poi abbiamo fatto quest'anno un'innovazione, anche su richiesta del sindaco di Albano, abbiamo fatto percorrere una parte del centro storico di Albano. Cosa che era per la prima volta. E quindi, insomma, tutto è andato bene, persino diciamo, le cose che negli altri anni andavano così così sono andate benissimo. Una specie di sincronismo. Devo soprattutto ringraziare loro, perché senza di loro hanno fatto la gara. Io ho fatto finta di farla, ma loro l'hanno fatta. E quindi io colgo l'occasione anche per ringraziarli certamente, e vorrei presentarli Tiziana, che la conoscete molto, Luca,
Andreasi, Maurizio. E poi naturalmente parleremo anche con loro. Nella seconda parte ce li presenterai, parleremo, vediamo sia per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, ma anche per quanto riguarda l'aspetto proprio agonistico, perché poi noi diventiamo con le nostre gare organizzatori, ma poi diventiamo la maggior parte di noi, tranne io che ultimamente non lo faccio, ma insomma diventiamo degli atleti e quindi partecipiamo anche noi alle gare. Allora, io direi di vederci intanto i consigli per gli acquisti e poi torniamo qui in studio. Tuo da 249 euro al mese. Ci siamo rientrati in studio, intanto abbiamo visto un nuovo sponsor e naturalmente nelle prossime settimane vi daremo altre informazioni per quanto riguarda i nostri sponsor. Naturalmente è il nostro, se riusciamo a andare avanti e a mandare in onda questo bellissimo programma è perché i nostri sponsor credono in noi e ci aiutano in questo, naturalmente insieme agli organizzatori delle gare, appunto come qui, come Vincenzo Francavilla. Allora, intanto abbiamo una telefonata. Buonasera. Buonasera a tutti. La Trenta del Mare. Eccola qua. Allora, Saverio. Siamo pronti per partire. Le ultime iscrizioni di oggi, stiamo veleggiando verso i 1000 iscritti. È un record, Saverio, vero? E certo che per una 30 km di inizio autunno è un buon risultato, probabilmente a molti atleti è piaciuto il nuovo percorso che per colpa degli incendi di quest'estate dentro il parco di Castelfusano siamo stati costretti a modificare, inserendo oltre agli sbalorditivi chilometri dentro gli scavi di Ostia Antica ben 16 km del bellissimo lungomare di Ostia. Praticamente dall'inizio del porto fino alla fine del lungomare, rasentando la riserva marittima del Presidente della Repubblica, e ritorno.
quindi sono 16 chilometri. Ricordo che le iscrizioni restano aperte per i ritardatari fino a sabato prossimo, quindi 7, fino a sabato 7. I pettorali e i patticara saranno consegnati sabato tutto il giorno dalle 9 alle 18 dentro lo stadio Pasquale Giannattasio, che ricordiamo è stato rinnovato da pochi mesi e da dove partirà la gara. Infatti la partenza è prevista per le 9 di domenica prossima da via Mar dei Caraibi, che si trova, ecco vediamo le immagini, si trova proprio a fianco allo stadio, e l'arrivo sarà all'interno dello stadio, quindi ci saranno 50-60 metri di pista e poi c'è l'arrivo. Ricordiamo che oltre al pacco gara che daremo alla consegna del pettorale, all'arrivo ogni atleta avrà una bellissima medaglia ricordo, quest'anno è veramente molto bella, della 30 km del mare di Roma. E ricordo anche che il servizio meteo dà bel tempo e una temperatura mite, quindi ecco vediamo le immagini bellissime del mare di Ostia, che è diventato limpido negli ultimi anni grazie anche all'azione del depuratore, la spiaggia e soprattutto il lungomare che vediamo qui in queste immagini, che sono veramente la parte più bella e interessante di tutta la gara. Ripeto, quest'anno abbiamo allungato il lungomare fino a 16 chilometri, quindi avranno modo di divertirsi. La temperatura non è altissima, siamo intorno ai 20 gradi, quindi ci sarà modo veramente di fare una bella gara. Abbiamo anche un parterre di top runners veramente interessante, quindi io credo che sarà una bella giornata di sport e di divertimento. Bene, Saverio, naturalmente non ti abbiamo interrotto, però abbiamo visto che tu ci hai detto praticamente tutto, e noi non ci resta che farti in bocca al lupo. Naturalmente invitare tutti coloro che non l'avessero ancora fatto di iscriversi a questa gara, c'è tempo fino a sabato come tu dicevi, naturalmente sarà una bellissima giornata e un ottimo allenamento che prosegue chi ha iniziato con la mezza dei Castelli, quindi ha fatto questa gara in saliscendi, invece allunga un pochino il percorso, però trova un percorso completamente pianeggiante. Sì, le iscrizioni online ancora aperte, come vedete dalle immagini, è anche un esperimento che stiamo facendo, perché generalmente le gare lunghissime, le maratone che hanno un grosso impegno organizzativo dietro, bloccano le iscrizioni generalmente il martedì 4-5 giorni prima della domenica, e invece abbiamo organizzato il sistema in maniera tale da poter essere operativi fino e quindi inserire iscrizioni fino all'ultimo momento. Questa è una piccola chicca che organizzativamente siamo riusciti ad elaborare e a fare, quindi questo anche ad aiuto di molti ritardatari. Abbiamo notato ultimamente che gli atleti anche sulle corse lunghe all'ultimo momento si decidono di farle, però si trovano le porte chiuse e quindi un po' si lamentano. Invece questa volta abbiamo tentato di fare questa cosa e ci siamo riusciti, per fortuna. Benissimo, allora sai, noi ti facciamo in bocca al lupo, ci vediamo con grazie. Le nostre telecamere domenica, per poi raccontare giovedì prossimo quello che è successo. Grazie di nuovo, buona giornata e buona serata a tutti. Grazie, allora abbiamo parlato con Saverio, praticamente nel pieno dell'organizzazione di questa gara. Allora io andrei un attimo con Antonio Di Marco. Allora qui abbiamo anche degli atleti, adesso cerchiamo di capire come possono sfruttare appunto questa figura gli atleti, poi sentiremo se loro sono già seguiti da un allenatore, faremo una statistica, perché molto spesso, ecco, per quanto riguarda la corsa in generale, c'è tanto fai da te, diciamo, normalmente non c'è nemmeno un allenatore, quindi qui andiamo oltre. Allora Antonio, cerchiamo di chiarire un pochino di più le idee. Allora io direi che questa figura, in realtà poi il coach in realtà nasce per le esigenze delle grosse performance, e quindi come sempre lo sfruttano meglio i grandi atleti, no? Coloro che vanno ai mondiali, alle olimpiadi e quant'altro. Io credo che invece ogni essere umano potrebbe sfruttare le proprie potenzialità, perché sono innate dentro di noi. E quindi oggi magari un atleta che fa 3 ore e mezza sulla maratona potrebbe scendere tranquillamente sotto le 3 ore se solo curasse qualcosa che non ha mai curato fino ad oggi. Perché l'atleta di per sé cosa fa? Cura il suo abbigliamento, comprensivo delle scarpe che sono fondamentali per un atleta. Poi in una fase un pochino più avanzata comincia a curare l'alimentazione, che ci sta, perché un grosso atleta comunque, o un atleta normale, cura anche l'alimentazione. Dopodiché
sente o per sentito dire o perché ha un amico che fa il preparatore atletico, comincia a farsi fare le tabelle e comincia a capire il mondo dell'atletica in quella veste. Oh, manca una cosa, il suo potenziale interno. Siccome neanche lui come essere riesce a riconoscerlo appieno, non lo valuta, lo sottovaluta e quindi non lo fa crescere. Quindi dov'è il nuovo avvento in tutte le discipline sportive? L'avvento che un coaching è semplicemente un professionista che fa delle sessioni insieme all'atleta, normalmente sono una decina di sessioni, dove comincia a parlare con l'atleta che decide in piena autonomia e pieno di volontà di migliorarsi nel riuscire piano piano a riconoscersi. In quel momento riesce ad evidenziare e a riconoscere le sue potenzialità. Il coach non fa altro che spingere su quelle potenzialità, implementarle, quindi aumentarle, e in piena autonomia l'atleta stesso comincia a vedere le cose in modo diverso. Comincia a tirarle fuori dal coraggio, la determinazione, la costanza, tutto quello che lui ha dentro, che ognuno lo ha in modo differente, non fa altro che iniziare a muoverlo in un modo diverso fino a darsi lui stesso degli obiettivi che realizzerà, sicuro al 100%. Perché è questo quello che ci sta dicendo oggi questa nuova professione. Ci sono atleti, ma soprattutto delle informazioni scientifiche ci dicono che si possono migliorare le performance fino a un 70% rispetto a quelle già manifestate. Quindi oggi c'è un grosso vantaggio dell'atleta che in alleanza con una persona che gli si affianca nell'arco di 2-3 mesi può vedere da subito i benefici. Bene, beh, questa è una notizia, diciamo, per noi, per loro soprattutto, molto importante. Paolo, tu te la senti di migliorare mezz'ora su una maratona con... Intanto diciamo, Paolo, tu il tuo allenamento, sei un autodidatta, hai un allenatore, hai un fisioterapista, hai un nutrizionista, com'è la tua attività? No, assolutamente no. Io sono uno un po' fai da te, io sono un ex ciclista, quindi avendo fatto ciclismo agonistico mi sono appoggiato a quelle esperienze per correre a piedi, quindi... Uso il metodo ciclistico per il podio, ma faccio molto, ma soprattutto alla soglia dei 68 anni, fra poco più di 2 mesi, credo che le mie potenzialità di migliorare i miei personali ormai siano lontane, anche se ho ragazzini in squadra con me che ancora devono battere i miei personali fatti a 54-55 anni, chi è in ascolto, stasera sicuramente avrà capito la frecciatina, no? Si dovrà fare dal coach. Esattamente, ecco, io lo consiglio al buon Alessandro, gli consiglio di passare dal signore e farsi valutare le sue potenzialità, sennò è difficilmente che mangi la mia pizza pagata entro dicembre. Così era un interno. Io una chicca sulla Run Days, Samuele. Allora, Saverio, io farei una piccola proposta, visto parecchi di noi, parecchi di loro che stanno ascoltandoci non l'hanno vissuta, mi vedrei un attimino il filmato dello scorso anno, così la facciamo vedere e poi ci sentiamo un pochino agli ordini. Allora, ci vediamo il filmato dello scorso anno della Run Days. Smart people.
benvenuti a Randei di Fiumicino. Oggi attesi quasi 300 atleti, una manifestazione importante per il territorio che segue altre manifestazioni, la mezza di Fiumicino, la Curi Fregene. Oggi aspettiamo tante persone per tre competizioni, la 3 km, la 10 competitiva e la 10 non competitiva. Il primo di una lunga serie di eventi che ci vede collegati col territorio. Buona corsa e in bocca al lupo a tutti. Veramente una splendida giornata insieme a tantissima gente, bellissima gente, complimenti a tutti gli organizzatori, vi ringrazio, spero che torneranno a riparla anche il prossimo anno. Il percorso com'era? Il percorso è stato bellissimo, bello pianeggiante per i sportivi come noi. È stata una bellissima gara, complimenti all'organizzazione, percorso piatto, quindi molto veloce, e sono contenta che non essendo, anche se era la prima edizione, ci sono stati molti partecipanti. È bello investire la domenica mattina per fare sport. Allora Paolo, a te. Sì, Saverio diceva la chicca di quest'anno è allungare le iscrizioni fino all'ultimo giorno. Noi ne abbiamo una migliore per le Randeis e riguarda le mogli. Il problema dei corridori sono le mogli, no? Le non corridori. Io sono fortunato, mia moglie corre, quindi io non ho grandi problemi. Quando andiamo a correre la mattina partiamo entrambi, no? Allenarsi, uscire tutte le domeniche, cose un'altra. E poi, essendo le donne il 15% della massa che corre, quindi 8 uomini e mezzo su 10 a moglie non corre, e quindi questa è una rottura, no, ragazzi. La cosa bella, allora, no, Paolo, è che quelli che corrono le mogli molto spesso sono i mariti poi che non corrono, quindi con la statistica quindi, peggiora sì, ancora di più, ancora bene, quindi la percentuale è ancora più bassa. Quindi la chicca qual è dell'irlandese? Che una moglie sa la porta, gli leva il guinzaglio, la scioglie dentro al centro commerciale, tra Decathlon, scarpa casa, mondo convenienza, cosa, compagnia bella, lei si diverte, non gli è data la carta di credito, è il bancomat, no, quattro spiccioletti in saccoccia. Se dice così, se sguinzaglia, no? Diciamo, le sguinzagli nel centro commerciale, e quindi quella è la chicca fenomenale, che quella domenica, chi viene al Randeis, la moglie sarà contenta che l'hai portata in giro per i negozi, che ce ne sono tanti, al Da Vinci, e su questo bisogna dare atto, oltre a Decathlon, la direzione del centro commerciale Da Vinci è vicina a questo evento, ecco perché è nato il Randeis d'autunno e di primavera, quindi c'è stato a marzo, come diceva il ragazzo, speriamo che si rifarà anche a marzo e si rifarà in autunno. Ovviamente da solo non lo faccio, lo faccio perché ho la collaborazione di Samuele, Tommaso, gli amici di Gatti Sport che avete visto nel video che stanno lì a lavorare, gente che si rimbocca le maniche e non sta a guardare, non si mette il pennacchio in testa a girare, a fare fotografie, quindi con loro ci organizzo anche la Curi Fregene e sono più che soddisfatto della loro collaborazione. Quindi oltre al Randeis vi aspettiamo a Fiumicino il 12 novembre per la già mezza maratona di Fiumicino, il Randeis di marzo e la Curi Fregene che è l'11 di febbraio, che da 18 km prossimo anno sarà, quindi a febbraio sarà di 21 km anche quella, il prossimo Randeis è il 18 marzo,
Speriamo di farvi passare una bella giornata a mariti che corrono e mogli che vanno in giro per il centro commerciale. Vi aspettiamo numerosi, quelli che siano. Noi vi accompagniamo nel naturalmente poi ci rivedremo qui per parlare appunto del, soprattutto della mezza, che insomma è un evento molto molto importante. Spero, sicuramente non sarò io che sarò impegnato, manderò qualche delegato a venire, perché quei giorni io vado avanti a gocce di Valium, aumento giorno per giorno fino ad arrivare alla gara, quindi perché ormai no, quell'adrenalina non me lo consente, quindi qualcuno ci sarà a rappresentarmi sicuramente. Benissimo, allora adesso è giunta l'ora degli amici dei Castelleone. Allora Vincenzo, andiamo a presentare questi ragazzi. Intanto il microfono è lì tra di loro, eccolo. Allora, buonasera, intanto se vi presentate ci dite quello che fate per la squadra e soprattutto poi per voi stessi, quindi le gare, effettivamente che tipo di specialità. Allora. Comincio io, sono Tiziana, faccio parte del consiglio direttivo degli amici del parco. Scusi un attimo, abbiamo il microfono. È spento? Adesso ci pensa il regia, vediamo un po', c'è qualche... Vabbè. Allora, intanto dici due parole tu, Vincenzo, di questi ragazzi e poi li faremo parlare. Come vedete ci sono dei ragazzi e anche dei non ragazzi, perché fra di noi c'è questa cosa della continuità storica, diciamo, no? Noi siamo nati correndo intorno al lago di Castel Gandolfo, c'erano quelli più anziani che ormai non corrono più. E adesso abbiamo giustamente questi giovani che devono prendere in mano la situazione, come dico io, perché è giunto il tempo. C'è Tiziana Bini, che molti conoscono perché non si ferma più, fa corse lunghissime, poi lo dirà lei. C'è Vittorino Merci, che corre da quanti anni corre? Da tanti anni, poi c'è Frangello. Ecco, intanto è arrivato il microfono. Continua Tiziana. Allora, sì, sono Tiziana Bini e faccio parte del consiglio direttivo degli amici del Parco dei Castelli Romani da dieci anni sono socia e da qualche anno l'onore di partecipare al consiglio direttivo e quindi all'organizzazione della mezza dei castelli, che considero una delle più belle gare d'Italia, non solo perché è organizzata da noi, ma proprio perché l'importanza del territorio, del correre su delle strade, dei posti bellissimi, e di gare, come dicevamo, ne conosco tante perché non mi fermo più, dice il presidente. Ho fatto diverse 100 km, diverse 50, e trovo importantissimo il discorso che faceva lui prima sulla motivazione, che è la vera spinta che sulle lunghe distanze può portare alla traguardo. Ecco, Sandro, è un allenatore? No, sono un fai da te, aiutata un po' dalla mia professione, che sono fisioterapista, e ho fatto diversi corsi inerenti all'alimentazione, il recupero dello sportivo, quindi la mia professione mi aiuta un po' in questo, però ho cominciato per passione, continuo per passione e le motivazioni. Ecco, molto spesso i fisioterapisti sconsigliano le gare, le ultra, ecco. Io dico sempre fate quello che il prete dice, non quello che il prete fa, perché so benissimo che tanti chilometri possono essere dannosi. Però laddove c'è la passione e la motivazione per arrivare al traguardo, ognuno può raggiungere i propri obiettivi, ognuno con i propri limiti, perché comunque anche la motivazione poi a un certo punto ha un suo limite, non siamo sempre lontani, siamo amatori, siamo lontani dai traguardi dei grandi campioni. Però è giusto il discorso di Antonio, perché comunque uno migliora quello che può. Certo, assolutamente, ognuno deve sempre mirare, secondo me, l'ho scritto pochi giorni fa sul mio post personale su Facebook, che l'asticella si sposta sempre un pochino ogni volta che uno raggiunge un proprio personale traguardo e ha una sua personale soddisfazione. La sfida è sempre con se stessi, il traguardo è sempre però secondo me da spostare un pochino più in là, non per dimostrare al mondo chissà che cosa o per sfidare limiti impossibili, ma semplicemente per il bello dello sport, che è mettersi alla prova e dare il meglio di sé, che dovrebbe essere quello che poi uno dovrebbe fare sempre nella vita, dare il meglio di sé. Punto. Bene, senza esagerare. Antonio voleva fare un appunto? Guarda, solo una precisazione, perché condivido con lei praticamente quasi tutto quello che ha detto. L'eccezione sta nel fatto che il coach non è un motivatore. Cioè, il coach non è uno che ti dà qualcosa in più. Quello te lo dà l'allenatore, il preparatore, il fisioterapista, il medico, ti dà una medicina.
il coach evidenzia solamente il potenziale che tu hai già e te lo fa tirare fuori nel modo migliore. La, la motivazione è tua, c'è qualcuno che ti aiuta a tirare fuori quello che hai. Non esattamente te la come le potenzialità sono le tue, l'allenamento ti aiuta a migliorarle, a tirarle fuori. Nessuno su può diventare un fenomeno. Il coach non ti dà nulla, non ti può dare nulla, hai già tutto, va solo tirato fuori. Bene, quindi quello che gli dico io. Allora, beh, io da come si vede adesso faccio la parte solo dell'organizzazione, correre è un po' più difficile. Ciao a tutti, sono Alessandro, corro nell'associazione ormai da quasi 5 anni. Nell'associazione anche io faccio parte del comitato direttivo e mi occupo dell'amministrazione della società. Anche io corro, però io mi fermo alle 21 km, arrivo fino alla mezza dei Castelli Romani, poi mi fermo. Per ora. Poi un giorno chissà, magari correrò anche da 100. Andiamo avanti. Silvano. Buonasera, mi chiamo Silvano e sono il coordinatore del gruppo sportivo. Mi interesso delle iscrizioni, i contatti con gli atleti e in più gareggio pure. E riguardo a quello che dicevi te, è vero che tu puoi dare una motivazione a un atleta, però è una cosa intrinseca nostra. Che noi ogni giorno che corriamo dobbiamo tirare fuori quello che abbiamo. È una gara competitiva con noi stessi, non con gli altri. E allora, certo che uno riesce a tirare fuori sempre il meglio, è pur vero che l'età poi non ti consente di raggiungere, perché c'è sta sempre l'apice, tu arrivi a certi traguardi, poi dopo è immancabile che c'è stata una decadenza nel fisico e nelle prestazioni. Però se uno si impegna tutti i giorni in allenamenti seri, alimentazione adeguata. Certo, non tutti possono avere un coach o un allenatore, perché siamo sempre degli amatori, viviamo con passione quello che facciamo. La domenica le gare per noi si inebriano, perché è una competizione con gli altri che condividono lo stesso amore che abbiamo nel correre, anche nella competizione, nella gara, però alla fine siamo tutti amici, ci conosciamo da anni ormai nelle varie gare, ognuno conosce il suo avversario, dipende poi dall'età, speriamo sempre che magari uno che ci batte sempre che non venga, dice almeno arrivo meglio. Però diciamo che alla fine quello che ci accomuna, secondo me, è l'amore per lo sport. È l'amore per la corsa, perché quando uno corre tira fuori anche da solo durante l'allenamento, tira fuori se stesso. Bene, penso. Allora andiamo un pochino di corsa perché abbiamo ancora un servizio. Passiamo agli amici, magari li rinvidiamo perché sono molto, parlano tantissimo questi sono ragazzi. Bravi. Bravi. Sono Maurizio Andreassi, è il primo anno che mi sono novello, diciamo, per gli amici del parco, però ho trovato un gruppo veramente unito, diciamo soprattutto sano. E la cosa piacevole è che quest'anno è stata coinvolta tutta la mia famiglia, perché mia moglie iscritta ha dato, questo per far capire quanto è caldo il gruppo e diciamo l'ambiente, no? Mia moglie ha consegnato i pettorali, la figlia più grande al ristoro, la figlia più piccola al nastro, io che ho partecipato nella corsa e anche un po' dietro alle quinte nell'organizzazione. Quindi questa è una cosa bella. E poi la Mezza dei Castelli è per me la prima gara più importante dell'anno e volevo solo fare un appello a chi la ritiene una gara dura, e in realtà è dura, però dipende uno come la prende, perché se la prendi senza lo stress dei tempi è comunque una gara molto allenante e poi è proprio bella. Andiamo all'ultimo. Allora, sono Luca Pacifici, anch'io sono nel direttivo di questa bellissima squadra e collaboro con gli altri. Anche nel mio caso ha partecipato un po' la mia famiglia estesa, nel senso che anche mio figlio era all'arrivo, il che è bellissimo anche per un genitore vedere appunto all'arrivo un figlio, una grande motivazione anche questa. Volevo dare solo un consiglio, uno spunto per chi magari ha iniziato da poco e per ricollegarmi alla motivazione. A me è capitato durante una corsa al lago, il famoso lago di Albano, in cui ci sono forti salite per salire sopra, e chiaramente all'inizio non ce la facevo a farle tutte di corsa. E incontrai un amico
che di per sé aveva appunto queste esperienze di coaching, eccetera, quindi la ritengo molto importante. E lo incontrai mentre correvo faticosamente, dicevo non ce la faccio a fare quella corsa, non sapevo. E chiaramente questa persona, questo sportivo, mi ha detto, non mi ha detto come devo fare, non mi ha spiegato queste cose. Mi ha detto quanto hai fatto all'ultima gara? E facevo soltanto piccoli 10.000, ho detto qualsiasi. Ho detto, mi ricordo, abbiamo fatto un grande tempo, e lui mi ha detto, allora ci vediamo su. Cioè, con questa cosa qui mi ha dato un esempio, cioè una motivazione da trovare dentro me stesso, ovviamente quella volta poi ci sono riuscito. Quindi, quando si è giovani e si inizia a mai mollare, secondo me è una cosa importante. Bene, allora, siamo purtroppo, Antonio, sicuramente abbiamo creato un bell'argomento, però lo dovremmo affrontare in un'altra situazione. Allora, noi siamo giunti, purtroppo per voi, alla fine. Allora, io vi ricordo, stiamo cominciando a parlare di Corriamo al Tiburtino, ecco, ormai 19 novembre Corriamo al Tiburtino, naturalmente parleremo nelle prossime puntate, vi diremo quant'altro, però ecco, cominciate a mettere questa data nel vostro cassetto e ci sarà appunto il 19 novembre, perché è la 10 km, una dei 10 km più veloci, diciamo, d'Italia. Allora, noi siamo giunti alla fine, io saluto tutti i nostri amici, ci vediamo alla 30 per quanto riguarda le nostre immagini, naturalmente ci rivedremo con Paolo, ci rivedremo con loro, ci rivedremo anche col coach in una prossima situazione. Noi questa sera abbiamo iniziato una nuova esperienza con Gianfranco Bartolini, che tanto è qui anche questa sera, abbiamo realizzato un piccolo servizio della corsa di Sant'Ippolito con delle immagini appunto forniteci da Gianfranco Bartolini. Allora, noi vi lasciamo alle immagini e poi alla sigla. Arrivederci a tutti, ci vediamo giovedì prossimo.